Sulla sostituzione di Bovo, nel senso, ha avuto un problema fisico perché, no, solo perché Maksimovic era l'unico non ancora ammonito in quel momento, solo. Devo pensare alla partita, non posso mica pensare, se no non avremmo giocato con i titolari, con quelli diffidati a Verona, eccetera, eccetera. L'ho vista così, abbiamo avuto un approccio molle, primo quarto d'ora, 15 minuti, 20, non lo so, quindi un approccio molle che non è da noi e non è da Torino e in Serie A non lo puoi avere. Questo è il lato. È molto più negativo questo lato che non il risultato. Il risultato è l'ultimo dei miei problemi oggi. Vedi, dovrei dire cose che in questo momento non posso affrontare. Il nostro problema non è il mercato, il nostro problema è tutto il resto. Il nostro problema è la struttura, il nostro problema sono i campi, il nostro problema è la mentalità, il nostro problema è la crescita dell'ambiente. Vedi che non sto parlando di calciatori. I calciatori vengono dopo. Il vero problema non è chi hai di fronte, con tutto il rispetto di chi hai di fronte, il vero problema è quello che sei tu, che cosa fai tu e come lo fai. Quindi noi a Verona, faccio un esempio, siamo entrati con un buon approccio alla partita, siamo andati sotto di un gol e la cosa non ci ha neanche scalfito perché c'era un buon approccio. Quindi non dovevamo recuperare qualche cosa che non avevamo fatto, dovevamo semplicemente proseguire quello che stavamo facendo e abbiamo proseguito. Oggi noi dovevamo recuperare qualche cosa che abbiamo fatto, lascia stare che il gol era nettamente fuori gioco. Non è questo il nostro problema oggi, avere un punto in più, un punto in meno. A noi non mi interessa, anche averne tre in più non cambia assolutamente niente, perché proiettati nel futuro, se tu pensi di poter arrivare prima di tante altre squadre, vuol dire che il calcio lo mastichi non moltissimo, nel senso, ecco, allora il nostro problema è creare i presupposti a breve termine, quindi breve termine significa una stagione, due stagioni, che nessuno ci può scalzare da quelle posizioni e questo avviene attraverso una crescita di mentalità dei giocatori, di tutto l'ambiente.